quelli che avevano paura che anche il Classic Physique potesse diventare come l'Open Class, più per l'esagerazione delle masse muscolari che per la politica. Direi che per ora la politica si sta avvicinando fortemente agli standard dell'Open Class, perché il Pittsburgh Pro di pochi giorni fa, anzi di sabato e domenica, credo che passerà alla storia come il primo Classic Physique controverso. E secondo me c'è motivo di farlo passare così, perché la vittoria di Steve Lorius è stata, secondo me, una ladrata clamorosa, perché Divine Wilson era più sotto ogni punto di vista, era più grosso, era più definito, aveva una abbronzatura migliore, era unto d'olio di modo che si vedessero bene tutti i muscoli. L'unica cosa che secondo me Steve Lorius aveva in più di Divine Wilson è il fatto che riuscisse a mantenere meglio le pose. E comunque io non mi aspettavo tutte le sorprese di questo Pittsburgh Pro, perché oltre a questa vittoria secondo me scandalosa, c'è stato anche un post down con molti dei pro dell'Open Class, e non pro qualsiasi, ma i più importanti, quindi Philippe, William Bonac, Dexter Jackson, Big Ramy, Riley Winkler, Nathan D'Ascia. Sicuramente mi sto dimenticando qualcuno, ma mi sembra di no. Comunque, e poi questo Pittsburgh Pro è stato diviso in due giornate, con pre-judging il sabato e le finali la domenica. Cosa che in genere nei contest così piccoli non succede. Però già da sabato mi sembrava che Divine fosse superiore per i motivi che ho detto. E invece poi è successo quello che è successo, ovvero la vittoria di Steve Lorius. E secondo me qui la politica c'entra molto, perché chi conosce Divine Wilson? Io non lo conoscevo e non mi vergogno di ammetterlo. Quindi un bodybuilder più conosciuto, con molta più pubblicità, con una marchio di integratori come la Redcon One alle spalle, Redcon One che ha sponsorizzato tra l'altro l'Arnold Classic in lungo e in largo ed era tra gli sponsor del Pittsburgh Pro. Sono cose che secondo me valgono e hanno molta molta rilevanza, soprattutto in contest così piccoli. Però c'è da dire che alcuni hanno difeso la vittoria di Steve Lorius dicendo che comunque il Classic Physique non è l'Open Class, i bodybuilder non devono essere stradefiniti per vincere o stragrossi. Però secondo me questa è una grossa cazzata, perché se ci guardiamo Brion Ainsley, che ha vinto sia l'Arnold Classic quest'anno, il primo Classic Physique dell'Arnold Classic, che il Mister Olympia l'anno scorso, oltre ad avere delle grandi linee, una grande muscolatura, un'ottima separazione, simmetrie, proporzioni quasi perfette, è anche molto molto definito, quindi lo standard del Classic Physique non è molto diverso da quello dell'Open Class. Non si può dire che allora nei Classic Physique non si debba essere definiti e non conti come cosa, perché secondo me Divine Wilson ha demolito Steve Lorius. Per quanto sia popolare sui social Steve Lorius, e per quanto fosse sconosciuto praticamente Divine Wilson, non mi sembra giusto che abbia vinto. Quindi fatemi sapere che ne pensate, se pensate che io abbia ragione, come dovrebbe essere, e come la maggior parte delle persone nel mondo, in base a quello che ho visto su internet, pensa. Poi c'è da dire che ovviamente Divine non c'è rimasto bene per questo risultato. Infatti, quando hanno annunciato il secondo posto, si è girato da una parte, gli ha dato la medaglia, non se l'è messa subito, è salito controvoglia sul palco, quando Bob Ciccherillo, di cui ho parlato nel mio precedente video, che è onnipresente, ha detto ai finalisti di fare la loro posa classica preferita, lui non la voleva fare e Bob l'ha proprio invitato fortemente a farla, e lui allora controvoglia l'ha fatta e poi è fuggito dal palco togliendosi la medaglia, un po' come fece Flex Wheeler nel 99, quando fu sconfitto da Ronnie Coleman al Mister Olympia. Non prese bene il secondo posto. Poi c'è da dire che Divine è tornato sul palco per scusarsi di questo suo comportamento antisportivo,
penso che fosse più che altro una mossa per salvarsi il culo, perché comunque la AFB non perdona certi comportamenti. Bisogna sottostare alle regole e alle decisioni dei giudici. Quindi, questo è il mio breve sfogo, il mio breve recap di quello che è successo nel Classic Physique. Fatemi sapere che ne pensate. Io penso di avere ragione, e guardando le foto penso che mi darete anche voi ragione.